Rebecca Staffelli conduttrice, le critiche e la reazione del padre. Rebecca Staffelli diventa conduttrice, il web si scatena. Vi ricordate di Rebecca Staffelli? È la figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia, il programma ideato da Antonio Ricci. Beh, dopo essere stata per un breve periodo l'opinionista di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha ricevuto una tanta attesa promozione lavorativa. Quale? La figlia di Valerio Staffelli è diventata una conduttrice televisiva e per di più per Mediaset. Un bel colpo per la giovane. Che a breve sarà in onda con un programma dedicato al mondo del calcio, in tinte rosa, sulla 5. L'annuncio è arrivato direttamente da Rebecca Staffelli sul suo profilo Instagram. La notizia non è stata ben accolta dal numeroso popolo del web. Il motivo? Gli utenti non hanno nulla contro la ragazza, come hanno più volte specificato nei commenti lasciati sui vari social. Ma con suo padre, Valerio Staffelli. Perché? Secondo gli utenti, l'inviato di Striscia la Notizia avrebbe trattato in maniera completamente diversa due delle conduttrici più chiacchierate del momento. Ovvero, Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso. Con la prima, durante la messa in onda dell'Isola dei Famosi, ci sarebbe andato giù pesante. Mentre con la seconda, per quanto riguarda il Grande Fratello, avrebbe avuto un trattamento di favore. Il motivo? Secondo il web, l'inviato lo avrebbe fatto soltanto per dare una chance televisiva alla figlia Rebecca. Rebecca Staffelli criticata, c'entra il padre Valerio. Rebecca Staffelli ha annunciato fiera sul web della sua nuova opportunità lavorativa, sperando magari di ricevere numerosi consensi da parte dei primi fans. Purtroppo, così non è stato. Il numeroso popolo del web, come già vi abbiamo accennato, si è accanito sul padre della ragazza, descrivendolo con aggettivi non molto carini. Purtroppo, o per fortuna, per il tipo di lavoro che conduce, Valerio Staffelli è abituato a situazioni del genere e molto probabilmente sarà questo il motivo per cui non ha ancora risposto alla vicenda. L'accusa mossa dal popolo del web è molto grave, anche se tra questi c'è qualcuno che giustificherebbe l'atteggiamento assunto dall'inviato. Anche perché, è bene tenerlo a mente, non ci sono affatto prove che Barbara D'Urso abbia raccomandato Rebecca Staffelli. Né tantomeno che Valerio abbia assunto un atteggiamento di favore verso la bella conduttrice partenopea. Che ci ha sempre tenuto a chiarire ogni singolo dubbio sorto dai fedeli telespettatori di Canale 5 per ciò che riguarda il reality da lei condotto. Speriamo che le accuse del web non influiscano in qualche modo sulla carriera televisiva della ragazza.